73 ad un ricercatore spirituale. La voce interiore attraverso Roberta S. Guide. La tua impronta è ben impostata nel tuo raggio d'azione e non ti serve sapere se ciò che fai andrà a buon fine o se si scontrerà contro dei muri chiusi. Il tuo operare è di per sé movimento animico. I tuoi propositi segnano il tuo destino e muovono le vibrazioni intorno a te, quindi nessuno più di te può sapere cosa seguire e cosa invece non perseguire più. È importante per te sapere riconoscere fino a che punto devi spingerti e quando è il momento di cambiare strada, senza ostinarti in inutili tentativi di coinvolgere sul tuo cammino chi un cammino lo ha già scelto. Molte strade si incrociano, sta a te decidere quale seguire e quale abbandonare, ma non pretendere che siano le strade a seguire te, devi essere tu a decidere come muoverti accanto a chi muoverti. Hai tutti gli strumenti per renderti conto di cosa ti è a favore e di cosa invece è futile per il tuo movimento interiore. Puoi cambiare strada in qualsiasi momento, ricordatelo sempre. Se qualcosa non ti piace o non è come la immaginavi, non devi per forza accettarla o subirla, ma piuttosto cambia movimento e indirizzati verso quello che senti tuo e non verso ciò che gli standard ti dicono di fare. Non seguire gli standard, ricorda che il successo di un'azione è dato da ciò che suscita in te quell'azione. Quindi va bene tutto ciò che ti mette in armonia e ti rende sereno. Invece è da evitare tutto quello che fai per dovere, un dovere che non ti appartiene più, che appartiene al te di ieri. Un cammino è luminoso quando accoglie molteplici cambiamenti nell'arco del tempo. Non siete fatti per fare sempre la stessa cosa. Per questo ciò che era perfetto ieri, oggi diventa un peso. Ciò che ieri ti arricchiva e ti donava luce, oggi può essere un tuo limite. Vi attaccate alle esperienze da vivere e le rendete abitudini, ma le abitudini vi sono nemiche. Fai bene a cambiare direzione, fai bene a cambiare interesse, fai bene a cambiare idea. Sei fatto per cambiare e assimilare man mano la luce da ogni esperienza. Quindi non temere di modificare i tuoi passi. Dovresti temere di più il non modificarli, poiché dalla stasi nasce noia e nella noia perdi le tue migliori ispirazioni. Approfitta della libertà che hai. Non pensarti limitato in essa. Piuttosto allarga le tue amicizie, quelle vere però. Dedicati alle persone reali che incontri nella tua esistenza e pensa meno a coloro che ti scrivono virtualmente, ma che poi altro non sono che degli elementi che sfogano su di te le loro paure, le loro incertezze, il loro buio. Tu sei luce, stai in ambienti luminosi, automaticamente ti troverai a incrementare la luce e ad aiutare anche chi realmente riesce a percepire il tuo aiuto. Gli scambi avvengono solo sul piano di parità. Se qualcuno si aggrappa alle tue certezze, tu non lasciarlo aggrappare, perché ti bloccherebbe e non avrebbe comunque quell'aiuto che lo aiuterebbe a stare meglio. Nessuno può progredire grazie a dei consigli. Continua.